Ma che c'entra il femminismo con le manifestazioni di domenica 13 febbraio? Che cosa c'entrano gli argomenti con i quali alcuni, incluso il nostro Mario Giordano, mettono a confronto il passato e il presente di chi ha deciso di protestare? Le italiane che sono andate in piazza l'hanno fatto perché non ne possono più dell'umiliante trafila «fai carriera solo se me la dai», trafila ormai elevata a massima della Repubblica. Valevole dalla TV alla politica, e chi se ne frega se non hai talento né per l'una né per l'altra. Predicano bene e razzolano male quelle che sono scese in piazza? Ma de che, si direbbe a Roma? Che cosa c'entra l'indignazione per Nicole Minetti, mantenuta dalla collettività, col fatto che alcune delle manifestanti di domenica scorsa negli anni 70 votarono per il divorzio o per l'aborto? Non è che allora fossero libertine e oggi sono diventate puritane, perché non si è né puritani né moralisti se ci fa schifo, vorrei dirlo placidamente, quel che ci circonda. Il moralismo non c'entra assolutamente niente. E neppure l'incoerenza questa volta. Negli anni 70 teorizzavano l'amore libero. Libero, e oggi notano che non c'è niente di libero nei rapporti tra le ragazze di Lele Mora e gli uomini di potere. Qualcosa in contrario? Provate a spiegare in che cosa consisterebbe la libertà di legare la propria autostima a un appartamento da 1,2 milioni di euro, o a una borsa firmata o a un tiro di coca. Scusate, ma accusare di ipocrisia le femministe di ieri perché oggi si indignano contro le senza talento mi appare l'ennesimo maldestro tentativo di parlare d'altro, confondere, mescolare le carte, il metodo col quale alcuni giornalisti e un paio di settimanali tentano di scacciare la realtà, inventando un mondo fantastico e parallelo nel quale i senza talento frequentano feste eleganti, bevono Coca Light e sono tutti laureati.